Ciao a tutti, oggi voglio condividere con voi tre idee fai da te da realizzare per i regali di Natale, ma non solo. Nel corso degli anni ho realizzato per soprattutto le amiche dolcetti e confetture varie, ma soprattutto legate un po' all'alimentazione che prediligevo regalare soprattutto alle persone un po' più care, un po' più della cerchia delle proprie amicizie. Con l'aumentare delle mie attività e passioni di bricolage, questa sorta di regalini alimentari si sono via via arricchiti anche di piccoli oggetti, invece a seconda del hobby che in quel momento stavo facendo in quel periodo. Quest'anno mi sto dilettando un pochino di più con il legno, per cui per quest'anno ho deciso di realizzare, come al solito, sempre dolcetti, comunque prodotti di carattere alimentare che possono essere anche semplicemente biscotti o confetture o sott'olio, ma di arricchirli in qualche modo con degli oggetti appunto fai da te fatti in legno. Per cui vi consiglio, se avete lo stesso tipo di passione, magari di arricchire le vostre ceste di ghiottonerie varie, magari con dei piccoli oggettini. Oggi appunto ve ne vorrei mostrare tre che sono abbastanza facili se appunto vi districate anche voi con spaghetti, con legno e quant'altro. Il primo è appunto un semplicissimo tagliere ricavato da una porzione di una vecchia asse che mi è avanzata durante un progetto. Naturalmente, essendo per uso alimentare, vi consiglio di utilizzare del legno di riciclo, appunto perché dovrete magari regalarlo, perché no, con un salamino o eventualmente, se non avete voglia di regalare un prodotto di salume, magari per la vostra amica vegetariana, potreste, perché no, allegargli vicino un bel salamino fatto di cioccolato, che sicuramente può essere molto gradito. Naturalmente poi il tagliere può essere utilizzato per il taglio di verdure, e quindi vi consiglio semplicemente di non trattarlo con agenti chimici, ma se volete lucidarlo potete eventualmente, dopo averlo ben levigato e rifinito, di passarlo con un piccolo straccetto imbevuto di olio d'oliva. Leggermente il legno tenderà a assorbire appunto l'olio, però in ogni caso diventerà un buon protettivo che dovrebbe essere passato così un po' periodicamente dalla persona che appunto lo riceverà, ma che in qualche modo non darà nessun tipo di problema poi per quando la persona che avrà ricevuto il regalo dovesse appunto tagliare dei prodotti. Quindi vi consiglio di non utilizzare nessun tipo di prodotto chimico. Altro regalo che io sono solita ormai in questi ultimi anni realizzare sono dei taglieri. Io amo moltissimo taglieri, quindi dopo avervi mostrato questo piccolo appunto realizzato con lo scarto di una vecchia asse, ho realizzato invece con l'utilizzo di più assi insieme che però sono a incastro questo tagliere. In realtà questo è un tagliere, come vedete queste sono quelle vecchie assi che sono da incastro e poi le ho fermate sul retro con delle asticelle un pochino più sottili, le ho inchiodate come vedete. Ho utilizzato del legno che mi avanzava da un vecchio progetto e uno di queste assi aveva questo nodo che ormai era comunque caduto alla parte centrale e quindi mi piaceva moltissimo questa caratteristica, che sicuramente per un qualsiasi progetto non va molto bene, quindi sarebbe un pezzo di scarto. Io invece ho voluto proprio metterlo alla base, anche perché potrebbe essere anche un modo per prendere velocemente il vostro tagliere, o perché no, magari appenderlo, e comunque è sempre una sorta di effetto scenico. Questo tagliere solitamente io lo utilizzo moltissimo sul tavolo quando appunto porto direttamente il cibo caldo con la padella, per intenderci, quando sto mantecando magari, che ne so, gli spaghetti, a posto di fare già le porzioni nei vari piatti, io magari metto direttamente
la padella a tavola e poi appunto porziono il tutto. Quindi piuttosto che avere il classico straccetto da mettere nel centro tavola, magari quando avete anche degli amici è molto comodo avere direttamente un tagliere. Io ho moltissimi taglieri che ho acquistato nel corso del tempo, ma che sono per la maggior parte tutti rettangolari. Invece questo si adatta perfettamente invece alla maggior parte dei tegami con cui sono solita appunto servire il cibo direttamente a tavola. È molto comodo anche quando faccio delle torte salate che generalmente porto appunto molto calde e che quindi appoggio direttamente al centro tavola su questo tagliere. Naturalmente questo, se non è stato appunto trattato chimicamente con dei protettivi vari, potrebbe essere un bellissimo regalo da fare magari con l'aggiunta di formaggio, perché no, salumi o quello che appunto la fantasia vi suggerisce. Io generalmente, adesso che ho cominciato a fare veramente tantissimi taglieri e che mi piace anche molto come elementi semplici di arredo, ho pensato di lasciarlo sempre fisso, appoggiandogli un semplicissimo centrino, e ho un grande bottiglione dosatore dove i miei figli solitamente amano molto bere le bevande in estate. E qua solitamente si mettono delle bevande analcoliche, ciò non toglie che potete servire, non so, una limonata e con quant'altro, e quindi sono appunto solita appoggiare direttamente questo bottiglione sulle varie mensole di casa, dove appunto appoggio questo bottiglione quando è pronto. E naturalmente potreste anche trovare questo fantastico bottiglione e perché no regalarlo direttamente insieme all'aggiunta magari di un centrino, se lo volete, per evitare che appunto possa scivolare facilmente dal tagliere, e l'aggiunta di un tagliere. Sono sicura che fareste una bella figura. Per quelli che invece non vogliono regalare oggetti legati all'alimentazione, ma che sanno che le proprie amiche amano moltissimo oggetti di decorazione in casa, consiglio sempre attraverso scarti di legno. In questo caso potete tranquillamente utilizzare anche del legno vecchio, quindi da riciclo, di realizzare delle semplici scritte. Io vi faccio vedere quello che ho realizzato appunto con del legno da riciclo. Adesso, per intenderci, mi manca. È una scritta Love. Naturalmente potreste scrivere quello che volete, quello che la fantasia vi suggerisce o quello che preferite. Ho semplicemente preso degli scarti di legno e ho sfruttato al massimo la loro larghezza, per cui ho modellato le lettere a seconda dello spessore e della larghezza delle lettere. Naturalmente questo non significa che vogliate magari avere delle lettere più grandi, quindi che dobbiate acquistare magari dei legni di maggiori dimensioni. Io appunto ho realizzato questa scritta utilizzando del materiale di recupero, quindi mi sono in qualche modo dovuta adattare. Anche l'aggiunta di un cuoricino, utilizzando in questo caso un legno di recupero leggermente più grande, ho potuto quindi evitare di fare la classica lettera O e quindi di fare appunto un cuoricino per poter dare un tocco un po' più romantico alla mia scritta. Trovo che questa sia una bellissima decorazione che è possibile mettere o in cima a una scala, o nel caso in cui non abbiate una scala, magari appoggiata su una semplicissima mensoletta o magari sopra una mensola di un camino, o dove appunto la fantasia vi suggerisce che sia il posto migliore. Insomma, credo che qualsiasi regalo fatto appunto fai da te sia un modo per far apprezzare maggiormente il proprio regalo, perché la persona che lo riceve generalmente è una persona amata e soprattutto magari legata da un sentimento di amicizia, apprezzerà sicuramente molto di più rispetto a un oggetto invece appunto acquistato.
È anche un modo, sinceramente, per evitare di trovarsi a eventualmente trovarsi nella circostanza magari di dover regalare un oggetto e poi sapere che magari un oggetto molto simile è stato acquistato da qualcun altro. Insomma, sarà difficile che qualcuno delle persone che voi amate riceva degli oggetti che siano identici a questo, anche perché vi assicuro che se volete realizzare lo stesso tipo di oggetto per 3-4 persone non vi verranno mai degli oggetti identici. Questo è sicuramente invece il modo migliore per realizzare un po' di regali un po' personalizzati e sicuramente pieni d'amore da poter fare. E quale occasione migliore del Natale per non regalare dei regali particolarmente costosi, ma fatti veramente con il cuore. Bene, spero che questi piccoli suggerimenti vi siano piaciuti e che possiate avere anche il tempo di poterli realizzare magari poco prima delle festività natalizie. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e alla prossima.